tornata con un nuovo video. Questa volta si tratta di un tag. Oggi sono con tanto di telefono perché ho tante cose segnate fra domande e alcune risposte, insomma, che mi ero segnata. È stato un tag e allarghiamo le nostre cerchie, insomma, avete detto, che sono stata taggata da Silvia di Lecce. Insomma, poi vi dico subito che nell'info box troverete i link di tutti i canali che vi citerò. Così magari ci fate un salto e se vi piacciono vi iscrivete. E allora, incominciamo subito con le domande. Domanda numero 1: come consideri il sub for sub? Allora, dico la verità, secondo me è un modo, insomma, per farsi conoscere se va fatto con un attimo di educazione. Cioè, tipo, non concepisco a volte alcuni commenti. Per fortuna su di me sono pochi, però tipo, boh, proprio vero e proprio spam, insomma. Cioè, anche io a volte scrivo sotto altri canali, non so, ciao, mi sono iscritta al tuo canale, se ti va passa da me, scrivi, se ti va ricambia sul mio, ho aperto da poco un canale. Cioè, sono io la prima a farlo, per carità. Però c'è modo e modo, questo è il senso. Però assolutamente, secondo me, specialmente per i canali piccoli, è veramente difficile farsi conoscere, quindi assolutamente è un modo per pubblicizzarsi un pochino. Diciamo che mi danno più fastidio adesso che ci ripenso, e quelli onestamente non li faccio mai e penso di non farli mai perché mi urtano. Quando ad esempio su Instagram, cioè io sto molto di più su Instagram e non su Facebook, ad esempio, sotto magari a una foto di una ragazza magari che ha un po' più di follower, vanno alla persona a scrivere: ho aperto un canale, se vi interessa il make-up venite da me. Quello mi dà più fastidio perché non so come spiegarvi. La foto di Instagram mi sa di un qualcosa di un po' più personale, tra virgolette, e quindi vedere che te, sconosciuta, vieni a commentarmi e così a cavolo, insomma, senza senso, mi darebbe un po' più fastidio. Però assolutamente su YouTube, insomma, si fa ed è un modo per farsi conoscere. Seconda domanda: qual è secondo te il miglior modo per farsi conoscere su YouTube? E niente, appunto, ogni tanto fare queste cosine. E sicuramente commentare altri video, farsi conoscere. Perché io, cioè, sono io la prima che quando mi commentano apro anche il canale di chi mi commenta. Quindi assolutamente quello è un modo. E condivido tanto su Facebook, su Twitter, su Google Plus. Secondo me questi alla fine sono i modi di farsi conoscere e secondo me anche pubblicare tanto, insomma, fa la sua parte. Terza domanda: ti piace fare collaborazioni? Le trovi utili per farti conoscere? Assolutamente sì, accetto collaborazioni con tutte e mi piace farle sia perché mi piace comunque interagire con voi e mi piace anche creare dei rapporti, insomma, con voi. Non voglio che sia solamente, non so come dire, una cosa campata un po' così in aria, ma mi fa realmente piacere parlare con voi, ad esempio su Facebook. Quindi tranquillamente mi piace fare collaborazioni, ne faccio un bel po', le accetto indipendentemente dalla grandezza del canale, perché insomma ci mancherebbe, e insomma non sono nessuno io. E comunque trovo anche che sia un modo per farsi conoscere. Quarta domanda: menziona 5 canali piccoli che segui sempre. Vi dirò, ne menzionerò di più perché me li ero anche segnati. Forse sono più di 5. Dove l'ho messi? Allora, seguo sempre, sempre, sempre Stefi Arrighi, Blue S, Blondes Diaries, non so se si dica così, Jenny Cert, e Fedi Kitty. E Elena C9696, che giuro mi fa morire dal ridere. Cioè, c'è proprio una faccia simpatica che mi fa ridere. E queste sono in assoluto quelle. Ah, e Crystal Makeup, mi ero perso. Sono in assoluto quelle che seguo sempre, vedo sempre, sempre i loro video, indipendentemente da quello che parlano praticamente. E mi fa davvero piacere ascoltarle. Quinta domanda: quali sono secondo te le caratteristiche che servono per far piacere un video? Bah, secondo me, allora, ho capito con il tempo che anche la qualità, insomma, fa la sua parte, infatti per quello mi sono un po' attrezzata con la videocamera. Perché mi dispiaceva, sinceramente, quando mi veniva commentato che i video erano belli,
ma la qualità era un po' pessima. Quindi questa cosa mi dispiaceva realmente. Non so, secondo me la sincerità è la base di tutto, e questo è quello che premia tanto, secondo me, alcuni YouTuber, altri un po' meno. Non so, io penso che appunto la sincerità sia la base di tutto, un buon montaggio del video, insomma, può aiutare perché cattura un po' l'attenzione. E non so. Sesta domanda: quanto sei attivo sugli altri canali? Lasci sempre commenti o like? Allora, i like li lascio praticamente sempre. Commenti, sono onesta, non sempre sempre, anche se magari vedo, non so, 10 video, magari commenti lascio su 5. Perché, boh, non lo so neanche io perché, onestamente, però, cioè, commento spesso, quello sì. Domanda 7: dacci un'idea, magari originale, per un prossimo video. Domanda di riservo. Non so, una cosa che mi piacerebbe fare, che non ho fatto perché non ero ancora su YouTube, forse ero iscritta di quei pochissimi giorni, era quella mega collaborazione che si era fatta con il trucco del giorno. Non so come si chiamava di preciso, però mi piaceva molto l'idea. E magari se si rifacesse qualcosa del genere, cioè, parteciperei sicuramente. Ottava domanda: qual è la tipologia di video che guardi di più? Guardo sempre, sempre. Mi sono persa le domande, ok? E i video haul e le postazioni make-up mi piacciono tantissimo. E anche i tutorial, però di più video haul. I video haul tipo mi fomentano proprio. Nona domanda: cosa ti ha dato più soddisfazione da quando hai aperto il canale? E i complimenti che ricevo, perché non ne ho mai ricevuti così tanti in 23 anni, onestamente. E quindi quando, insomma, mi dite parole carine, mi fa veramente molto piacere. C'è qualcosa che ti ha scoraggiato dal continuare a fare video? Ogni tanto mi butto un po' giù quando vedo alcuni video che non fanno molte visualizzazioni e quindi, insomma, ci rimango un po' male. Domanda numero 11: menziona una cosa che hai imparato guardando altri canali. Bah, non saprei. Sarà che quello che dicevo prima, il discorso della sincerità, purtroppo non lo riscontro nei canali più grandi, o almeno non in tutti. E secondo me molti YouTubers sono, tra virgolette, un po' corrotte, nel senso che non dicono sempre la verità e non sono sempre sincere sulle review, mentre, cioè, a me possono mandare anche il mondo, ma se un prodotto non mi piace lo dico tranquillamente. Cioè, secondo me le YouTuber, i YouTubers che sono veramente oneste, si contano sulle dita di una mano. E domanda numero 12: cosa pensi dei canali che per crescere fanno praticamente solo giveaway? Questo secondo me significa un po' crescere non proprio con onestà, cioè, nel senso, sei liberissimo di fare ciò che vuoi, vuoi fare solo giveaway, falli, problemi tuoi, insomma. Però da una parte, diciamo, un modo un po' più semplice per crescere, perché la regola principale è quella, insomma, di iscriversi. Però, boh, cioè, io sono d'accordo con giveaway ogni tanto, cioè, ce n'è nato anche uno da me, quindi tranquillissimamente. Però non è, secondo me, una cosa tipo da fare ogni settimana un giveaway, perché diventa eccessivo. Ultima domanda: tagga 5 canali che devono rispondere a queste domande. Me li ero segnati. Allora, taggo Stefi Arrighi, Franci Makeup 3, Gypsy Queen Makeup, Crystal Makeup e ElenaC9696. Spero che rispondiate a questo tag. In caso, magari lasciatemelo sotto, così vado a curiosare un po'. E ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, passate nei canali che vi lascio nell'info box. Ciao! Ragazzi, una cosa poi giuro che vi lascio. Vi vorrei invitare a mettere mi piace alla mia pagina Facebook, che vi lascio sempre giù nell'info box. Questo info box oggi è ricchissimo di link, perché la sto, diciamo, aggiornando e rendendo un po' più attiva, visto che prima ci mettevo solamente, diciamo, i link dei video che caricavo. Ma la sto rendendo appunto più attiva, mettendo anche le varie offerte che trovo in rete, diciamo, interessanti riguardanti il make-up e cose varie. Quindi, se vi va, mettete un mi piace. Alla prossima, ora giuro che vi lascio.